We're ready? È mio piacere oggi porgere il benvenuto al presidente Mattarella e alla sua delegazione nell'ufficio ovale. Il presidente ha una carriera lunghissima, distinta come giurista, come avvocato e come nell'amministrazione pubblica, e fra l'altro ha anche l'onore di essere il primo siciliano presidente della Repubblica Italiana. E poi, come ho avuto occasione di dirgli, anche lui è come me è stato professore di diritto costituzionale, quindi questo ha creato molta affinità fra di noi. Naturalmente i legami fra i nostri paesi non potrebbero essere più stretti, e questo comunque ci ha dato l'opportunità di riaffermare la nostra amicizia, ma anche di riaffermare la strettissima e straordinaria collaborazione che noi abbiamo su una vasta gamma di problemi, di questioni del mondo. Abbiamo, come appunto l'Italia, membro della NATO insieme a noi e anche nella coalizione contro ISIL, e abbiamo discusso quindi le questioni che hanno a che fare con l'Iraq, la Siria. Per quanto riguarda l'Iraq, ho ringraziato tantissimo l'Italia per il contributo notevole che stanno facendo nel fornire addestratori per le forze di polizia e nel progresso che abbiamo ottenuto fino adesso in Iraq. E senza tralasciare il ruolo importante che l'Italia svolgerà per la fortificazione e la riparazione della diga di Mosul, che è di estrema importanza per il popolo iracheno. E abbiamo parlato appunto degli sforzi congiunti che l'Italia insieme agli Stati Uniti ed altri paesi stiamo facendo per aiutare la Libia a formare un governo che permetterà alle loro forze di sicurezza di stabilizzare il territorio e di respingere le forze di Daesh. Abbiamo parlato a lungo del problema dei profughi, dei migranti, che sta appunto avendo un impatto terribile sull'Europa e sull'Italia in particolare. E ho detto al Presidente appunto che gli Stati Uniti non considerano questo come un problema europeo, ma un problema globale, un problema che colpisce anche gli Stati Uniti e che pone sotto pressione il vero rapporto transatlantico. E quindi noi vogliamo assolutamente vedere una cooperazione appunto fra la NATO e l'Unione Europea per far fronte a questa crisi umanitaria e poter smantellare le reti di traffico di esseri umani illegali. E appunto in una vasta gamma di problemi, a partire dall'Afghanistan, quello che facciamo lì e per l'importanza della stabilizzazione del problema dell'Ucraina, fino a parlare del TTIP, dell'accordo commerciale transatlantico, abbiamo riaffermato il fatto che la nostra azione congiunta fra l'Italia e gli Stati Uniti è molto importante, perché questo ha un impatto appunto sul il dialogo e il rapporto transatlantico. Traveling to New York and Houston. Quindi Presidente, so che lei viaggerà adesso a New York e poi a Houston. Sono sicuro che lei sarà accolto in maniera molto calorosa, non soltanto in virtù dei legami profondi che uniscono i nostri paesi, ma anche per il riconoscimento dei sacrifici che ambedue i nostri popoli hanno fatto e stanno facendo per forgiare un mondo migliore. Ringrazio molto il Presidente Obama per l'invito a Washington e per l'accoglienza così amichevole che mi ha riservato. È un segno di attenzione, di amicizia verso l'Italia. Stati Uniti e Italia da 70 anni sanno di poter contare gli uni sugli altri. In questi decenni la grande collaborazione nell'Alleanza Atlantica ci ha consentito di superare con successo sfide impegnative, momenti e periodi difficili. Questa stessa vicinanza, amicizia e stretta collaborazione ci consente oggi e ci consentirà in futuro di fronteggiare le sfide nuove che vi sono e quelle che vi saranno e di sconfiggere i nemici della pace, della libertà, dei diritti umani. Come il Presidente Obama ha detto, abbiamo registrato una piena condivisione, non soltanto nell'individuare i temi importanti da affrontare, le sfide importanti di andare avanti, ma anche sul modo in cui affrontarle e fronteggiarle. Dal terrorismo che sta seminando violenza e morte in tante parti del mondo, al fenomeno migratorio che va affrontato nelle sue dimensioni così imponenti, con
con equilibrio, con senso di umanità, con garanzie di sicurezza e con rispetto dei diritti di chi lascia le proprie terre, ai teatri di crisi che il Presidente ha poc'anzi ricordato, dalla Siria all'Iraq alla Libia, la nostra collaborazione nell'ambito del rapporto transatlantico è decisiva perché la comunità internazionale risolva questi drammatici problemi, avviando a stabilità e a sicurezza quelli che oggi sono teatri allarmanti di crisi. Infine abbiamo parlato dei rapporti economici e commerciali tra due sponde dell'oceano, tra Stati Uniti ed Europa. Questi impegni servono anche a che non si ripresentino gravi crisi economico-finanziarie che mettono a rischio il benessere dei paesi sviluppati e precludono il diritto a un destino migliore dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di sfide impegnative che la comunità internazionale è chiamata a governare e a risolvere, e nel suo ambito il rapporto transatlantico è decisivo, e in questo impegno Stati Uniti e Italia sono in piena concordia e pienamente impegnati insieme. La ringrazio, Presidente. Thank you very much.